Ciao a tutte e tutti, oggi siamo qui insieme, io sono Giulia Muscatelli, sono un'autrice e sono qui per parlarvi di una mia grande ossessione, devo dire insieme alla maionese e ai cani, così, però che mi sembrava meno nobile e quindi ho scelto di puntare su Annie Ernaux, un'autrice francese che tantissimi di voi e tantissime probabilmente conosceranno, magari se siete qui siete solo curiosi di conoscerla meglio, forse non conosco e spero che avranno voglia di leggere dopo questa nostra chiacchierata insieme. Magari aspettiamo un attimo che tutti e tutte vi colleghiate e poi iniziamo. Qui tra l'altro ho alcuni dei suoi libri che insomma, in Italia vengono pubblicati da Orma Editore. Sono anche molto belli, posso dire che stanno molto bene nella libreria, una cosa che non si dice dei libri, secondo me si può dire. Alcuni tra i miei preferiti e anche il mio non preferito, che è considerato il suo capolavoro, ma di questo ne parliamo dopo quando iniziamo. Aspettiamo ancora un attimo che tutti si colleghino. Se conoscete un pochino Annie Ernaux, sapete che quello di cui parleremo oggi in particolare sarà memoria e ricordi. Non so che rapporto voi abbiate con la memoria, il mio è pessimo, io non ricordo niente, mi fanno spesso molti scherzi perché appunto non ricordando niente è facile prendermi in giro, però poi capita che quando devo indagare nella memoria invece della mia infanzia, della mia vita, qualcosa mi si accende. Non so come siete messi voi a riguardo. Secondo me possiamo iniziare. Io avrò degli appunti, vi chiedo scusa, però appunto vi ho detto che non ricordo niente, non ho memoria, quindi dovrò seguirli. La prima cosa che vi voglio raccontare, proprio per fare onore all'autrice di cui stiamo parlando, ad Annie Ernaux, è uno dei particolari di cui mi vergogno di più rispetto al mestiere di scrivere. Non l'ho mai detto a nessuno, però, perché veramente ne provo molta vergogna, però credo che sia il caso di raccontarlo qui. Quando incontro una scrittrice che mi piace, corro subito a vedere su internet a che età ha pubblicato il suo primo libro. E subito dopo aver visto a che età ha pubblicato il primo libro, vado a vedere a che età ha pubblicato il libro che l'ha resa nota al grande pubblico. Questo perché con un attimo di presunzione che mi fa un po' venire voglia di nascondermi, ma che toglierlo perché mi giuro di dura giusto quei 3 minuti di delirio, spero di poterle assomigliare in qualche modo, anche solo per quel piccolo particolare dell'età. Spoiler, non assomiglio mai a nessuno, sono sempre più indietro, meno talentuosa, più confusa e questo non fa che accrescere la mia ansia, però lo faccio. Ora, voi immaginate la prima volta che io ho fatto questa cosa con Annie Ernaux, e a mia discolpa vi devo dire di averlo fatto prima che vincesse il Nobel, quindi avevo un po' meno di delirio di onnipotenza. Annie Ernaux nasce col nome di Annie Duchesne, prenderà poi questo nome da suo marito il 1 settembre del 1940 in Normandia, domani sarà il suo compleanno. In un contesto sociale di modeste condizioni, possiamo dire. 2 anni prima della sua nascita, i genitori, che appunto quando lei nasce gestivano una piccola drogheria in città, avevano perso la loro prima figlia all'età di 6 anni e questa cosa tornerà tantissimo nella sua letteratura. Trascorre un'infanzia, si può dire, serena, dove appunto i suoi genitori, che prima facevano gli operai, poi hanno preso questa piccola bottega, drogheria, di cui lei parla tantissimo nelle sue storie, e poi dopo gli studi in lettere comincia a fare la professoressa di lettere. Negli anni 70 milita nel movimento femminista e inizia a scrivere per Le Monde e finalmente qui arriviamo alla data che cercavo. Nel 1974 Annie Ernaux pubblica il suo primo libro, che si intitola Gli armadi vuoti. All'epoca aveva 34 anni. Quando leggo questa cosa sono felicissima perché penso a me e dico, ok, io il mio primo l'ho pubblicato a 33, ci sto dentro, Annie. Un pochino ci possiamo somigliare, sempre con un grande delirio, me ne rendo conto. Solo che poi succede che dopo questo libro ne pubblica altri tre e col suo quarto libro, che dovrei avere qui, che non ho qui. Ho sbagliato, comunque il posto, vince il premio Ernaux nel 1984. Da qui in poi mi è chiaro subito che io e Annie Ernaux abbiamo in comune una cosa soltanto, che siamo entrambe del segno della Vergine. E se conoscete qualcuno del segno della Vergine non è propriamente una cosa di cui andare fieri. Detto questo, finito il mio delirio, mi sono chiesta
tantissime volte che cosa mi spinge ad essere così ossessionata di questa scrittrice. E la verità è qualcosa di cui di nuovo mi vergogno moltissimo, un po' come mi vergognavo di quel particolare che vi ho detto prima, cioè che io prima di lei non leggevo niente che avesse attinenza con il reale. Leggevo solo storie di fiction. Qui potremmo fermarci un attimo e chiederci se ci sia veramente in letteratura una netta distinzione tra la fiction e ciò che è reale, ma non è propriamente questa la sede in cui farlo, per quanto mi riguarda la risposta. No, comunque sbagliavo, appunto, non provavo interesse per quella che era la realtà. Quindi io prima di Annie Ernaux pensavo che solo la finzione pura avesse qualcosa di valevole, che potesse essere degna di essere raccontata e soprattutto che fosse l'esatto opposto della realtà, che dicevo è poco interessante perché la conosco già. Anche se, pensandoci bene, io non conoscevo nulla della realtà, non conosco nulla neanche adesso. Il primo libro attraverso il quale mi sono avvicinata a lei è proprio Il Posto. L'argomento che tratta Il Posto, cercherò di spiegarvi le trame veramente brevemente, leggeremo delle cose insieme, quello sarà più interessante, ma sulla trama è complesso con Enir, no? E più ci addentreremo, più capirete perché. Comunque, nel posto lei racconta una sensazione di tradimento che prova per aver abbandonato i suoi genitori e quella che era la loro classe dominata, che poi era la classe operaia, per appartenere a una nuova classe sociale, cioè la borghesia, quella di cui faceva parte come, in quanto insegnante. Lei in questo libro racconta di quanto si senta lontana dalla sua famiglia, di quanto questo le provochi una sorta di dolore e di vergogna, perché conosce le condizioni culturali di povertà assoluta in cui i suoi genitori e prima ancora i suoi nonni hanno vissuto e capisce di essersi emancipata da quelle condizioni e si domanda tantissime volte quanto diritto avesse di farlo. Si sente una privilegiata e capisce anche che genitori e nonni, la famiglia in cui è cresciuta, non ha avuto la possibilità di emanciparsi da quella condizione sociale, da una responsabilità tutta femminile all'epoca di dover crescere la famiglia e i figli. In questo libro la descrizione dettagliata che lei fa dei nonni, dei genitori, dei figli, ha proprio lo scopo di dimostrare l'inevitabilità della riproduzione e anche la gabbia che è la classe sociale in cui vivi. Nelle prime pagine racconta così il momento della morte di suo padre. Ve ne leggo un estratto. Mio padre è morto esattamente 2 mesi dopo. Aveva 77 anni e con mia madre gestiva un bar alimentare in un quartiere tranquillo, non lontano dalla stazione. Aveva intenzione di continuare a lavorare ancora per un solo anno. Mi capita spesso, per qualche istante, di non sapere più se la scena al liceo di Lione ha avuto luogo prima o dopo, se quell'aprile ventoso in cui mi vedo aspettare un autobus alla Croix-Rousse sia precedente o successivo al giugno soffocante della sua morte. Era una domenica nel primo pomeriggio. E poi continua ancora. Non mi ricordo del medico di guardia che ha constatato il decesso. In qualche ora la faccia di mio padre è diventata irriconoscibile. Verso la fine del pomeriggio mi sono trovata sola nella stanza, il sole scivolava attraverso le persiane sul linoleum. Non era più mio padre, il naso aveva preso tutto il posto nella faccia scavata. Nel suo vestito blu, lasco tutto attorno al corpo, sembrava un uccello coricato. Il volto di un uomo dagli occhi spalancati dell'ora successiva alla sua morte era già scomparso. Anche quello non l'avrei più rivisto. Quello che davvero mi ha stupito nel leggere la primissima volta queste pagine, io sono incappata nel Nier No, per caso vorrei dirvi di esserci arrivata perché studiavo la letteratura francese, ma in realtà è stato un purissimo caso. Quello che mi ha stupito, vi dicevo, è questa placida ammissione di mancanza di memoria di alcuni particolari importanti della sua vita. Fino a quel momento io pensavo che narrare il reale significasse riportare ogni dettaglio, ricostruire il fatto esatto. Ho capito poi che è un tentativo stupidissimo, nessuno di noi lo fa. Io vengo da una famiglia del sud,
Le donne di casa mia spesso si ritrovano sul divano a raccontarsi aneddoti di vicini, cugini di terzo grado, amiche del liceo che hanno fatto le cose più disparate. Da piccola passavo ore ad ascoltarle e oggi partecipo a quelle conversazioni, anche se devo dire che io sono sempre quella che porta meno argomenti di tutti, che più o meno fanno così. Una dice: ma chi? La cugina di Carmela, la sorella di Antonio? No, la figlia dell'elettricista. Ma chi ha sposato? Ha sposato il cugino di Ada? No, no, quello non si è mai maritato. E vanno avanti così per 2 ore. Si raccontano delle vicende improbabili, assolutamente. Ora non sto qui a riportarvele, ma ce n'è una che sta dominando la nostra famiglia in questo periodo che è veramente assurda, se la si pensa, come dire, per la veridicità dei fatti. E però cosa fanno? Ridono sempre come delle matte. Queste nostre conversazioni finiscono sempre a grandi risate. Spesso nessuno di noi capisce di che cosa stavamo veramente parlando e quali fossero i protagonisti della storia. Ma nessuna viene mai in mente di mettere in discussione i fatti, la verità dei fatti che l'altra racconta. Non è quello importante per noi, quello che ci interessa è, vabbè, nel nostro caso come famiglia stare insieme, certo, ma è raccontare una buona storia, qualcosa che narrativamente funzioni, che possa emozionare e creare empatia. Questo aneddoto mio, familiare, personale, forse è un po' forzato per raccontare Ernaud. Perché lei non è che non sia interessata alla verità, ma non fa della verità il punto centrale della sua scrittura, o meglio, non della verità per come noi la intendiamo, per capirci la verità processuale, la verità della cronaca, ecco. Però è utile perché mi aiuta molto a spiegarvi che cos'è che mi ossessiona della sua opera. E in primis credo che sia la selezione. Cioè, quella capacità che lei ha di rimanere ancorata a certi ricordi, lasciarne andare altri, e anche di capire poi infine, o forse soprattutto di capire poi infine, quali di questi possono essere considerati interessanti per il lettore. Perché prima ancora di essere interessanti per il lettore, quello di cui ci rendiamo conto leggendola è che quei particolari sono interessanti per la protagonista della storia e quindi necessariamente diventano interessanti per noi che entriamo in empatia con lei. Non so se siete mai stati in psicanalisi, io ci sono da tanti anni, qualcuno forse guardando mi dirà e te credo, però spesso mi è capitato durante le sedute di dire questa cosa al mio psicanalista, cioè, gli dicevo: questo ricordo mi ossessiona, ma mi sfuggono dei particolari. Oppure dicevo, rivivo costantemente una scena di quando ero bambina, ma non sono convinta che sia successo davvero. E il mio psicanalista puntualmente mi rispondeva, o mi risponde, che non è importante che il fatto sia realmente accaduto nel modo in cui lo riporto, ma è importante il motivo per cui io lo ricordo così, in quel modo. Ecco, i personaggi di Ernaud e le sue protagoniste non si concentrano tanto sulla descrizione del fatto, ma sulle emozioni che provano al tempo in cui il fatto è accaduto, o addirittura ancora più interessante su quello che provano oggi ricordando qualcosa che è successo nel passato. In Vergogna, un libro sul quale dopo torneremo, questo qui scrive: sulle differenze tra le varie epoche, i giornali possono soltanto fornirci informazioni di carattere collettivo. Quel che mi importa, invece, è ritrovare le parole attraverso le quali pensavo me stessa e il mondo circostante. Stabilire ciò che per me era normale e ciò che era inammissibile, persino inimmaginabile. Ma la donna che sono nel 95 è incapace di ricollocarsi nella ragazzina del 52 che conosceva soltanto la sua cittadina, la sua famiglia, la sua scuola privata e aveva a disposizione un vocabolario ridotto e davanti a lei l'immensità del tempo da vivere. Non esiste un'autentica memoria di sé. Questa cosa è difficilissima da accettare ed è difficilissima, cioè quest'ultima frase, non esiste un'autentica memoria del sé, ed è difficilissima da accettare anche per tutte quelle persone che non solo non leggono il mio nome, ma che dicono io lei non la sopporto. Lecito non sopportare qualsiasi scrittore, io non sopporto Dostoevsky e faccio questa ammissione, adesso qualcuno mi insulterà, è assolutamente lecito. Non sopportarla perché lei dice certe cose sulla memoria è interessante, cioè il fatto che noi non riusciamo ad accettare che tutto ciò che ricordiamo, tutto
tutto ciò che abbiamo vissuto di fatto col reale e con l'autentico ha poco a che fare, ma appunto che non è quello il punto. Più volte Annie Ernaux ha detto di voler essere un'etnologa di se stessa, in francese ethnologue de soi-même, e di voler rifuggire la scrittura da una mera autobiografia. Lei rivendica per sé una scrittura neutrale, vi leggo che cosa dice, senza giudizio, senza metafore, senza paragoni romantici, ed evoca uno stile, sempre sue parole, lento, che non esalta né svaluta i fatti raccontati, ma cerca di rimanere in linea con i fatti storici documentati. Questo ci potrebbe sembrare in contrapposizione con quello che abbiamo detto prima, cioè che lei non si attacca alla veridicità dei fatti, ma quando lei intende fatti storici, non intende la storia, quella che viene definita con la S minuscola, ma intende la sua storia, cioè la storia che lei sta raccontando o la storia del suo paese o delle persone che la circondano. In questo senso, cioè in questa apertura agli altri, che poi sarà... E poi la mia grande, forse la più grande ossessione rispetto a Annie Ernaux, lei è stata spesso definita a metà fra la letterata e la sociologa, e di fatto letteratura e sociologia sono di fatto le due caratteristiche principali di tutta la sua opera, perché la sua narrazione fonda un'esperienza storica del paese che sta raccontando, di quello che sta succedendo in quel momento preciso, è un'esperienza individuale. Il vissuto personale diventa così, diciamo, un prodotto dell'io che però si estende alla collettività. Nei suoi libri spesso troverete l'io che poi lascia spazio al noi, il pronome elle che si alterna con nous, capita spesso nella sua scrittura. E appunto è proprio questa sua caratteristica che più di tutte le altre mi fa diventare pazza quando la leggo, cioè quella capacità di parlare di se stessa parlando di tutti noi. Questa cosa le conferisce, almeno nella lettura che io ne faccio, una modestia schiacciante che non ho mai trovato in nessuna scrittrice, tantomeno in nessun scrittore. In questo modo lei fa del sé, cioè del racconto del sé, un argomento di poco conto se valutato singolarmente, ma che diventa essenziale quando si allarga e viene usato per raccontare la comunità. In Italia devo dire che abbiamo ancora un fortissimo pregiudizio riguardo alla scrittura del sé. E mi limito a dire questo, senza fare polemica. Un pregiudizio che a mio parere altro non è che fortissima ignoranza, cioè non conosciamo il genere. Una buona storia per me è soltanto una buona storia e non deve essere tenuto conto del fatto che sia reale o meno nel fruirla o nel giudicarla. Pensate che Annie Ernaux ha chiesto persino al suo editore francese, Gallimard, di togliere la dicitura del genere dalle copertine dei suoi libri perché non crede che sia importante identificarlo quando le persone prendono in mano una delle sue storie. Tornando all'Italia, però, dicevo, c'è parecchia confusione riguardo alla scrittura del sé, una fra tutti parte dei generi letterari. Noi spesso pensiamo che il memoir, cioè il genere di Annie Ernaux, sia uguale all'autobiografia, ma quello che fa Annie Ernaux non è autobiografia, è memoir, c'è cioè una porzione di vita particolare raccontata, e questa è solo una delle tante confusioni. Ma soprattutto c'è questa comune convinzione che raccontare di se stessi equivalga a non avere fantasia o a fare un mero reportage della propria vita. Beh, se si ha questa convinzione, se qualcuno di voi che mi sta ascoltando in questo momento ha questa convinzione, basta leggere Annie Ernaux per capire che non è così. Certo, esistono anche libri così, come esistono le Hit Estive e i Cinepanettoni, però non sono i libri che definiscono il significato della scrittura del sé. Annie Ernaux, per quanto la maggior parte dei suoi libri sia un racconto della sua vita, non è per nulla interessata al racconto dei propri aneddoti personali, non è questo il punto, non è che una che ha voglia di stare tutto il giorno a raccontare i fatti suoi. Lei si prende e si porta come oggetto di studio, come esempio per definire contesti sociali, condizioni o spesso ingiustizie. Ed è quello che fa soprattutto riguardo alla condizione femminile. Per lei l'esperienza del genere e quindi quella di essere socializzata come individuo femminile ha un peso che non può essere ignorato.
Le conseguenze del genere vengono messe in luce non riguardo alla singola persona, quindi nei suoi libri, ma riguardo a un'intera categoria. Vorrei leggervi un estratto per farvi capire meglio quello che sto dicendo, che capisco che possa apparire un po' confuso. E lo prendo da uno dei suoi ultimi libri pubblicati in Italia nel 2019, già definito uno dei suoi libri cult, diciamo che è L'Evento. In cui il centro della narrazione è l'aborto clandestino, vissuto in Francia negli anni in cui appunto l'aborto era illegale. Lei scrive: può darsi che un racconto come questo provochi irritazione o repulsione, che sia tacciato di cattivo gusto. Aver vissuto una cosa, qualsiasi cosa, conferisce il diritto inalienabile di scriverla. Non ci sono verità inferiori e se non andassi fino in fondo nel riferire questa esperienza, contribuirei a oscurare la realtà delle donne, schierandomi dalla parte della dominazione maschile del mondo. La vicenda appunto è ambientata in Francia, come vi dicevo, fra il 66 e il 64, quindi in quegli anni l'aborto lì era illegale e diventerà poi legale nel 75. È chiaramente una vicenda autobiografica, parla appunto di una giovanissima Enyer non all'università che rimane incinta e che non vuole tenere il bambino. Tuttavia non riguarda solo l'autrice, ma tutte le persone che hanno avuto quel problema e non hanno avuto la possibilità o non hanno oggi la possibilità di accedere facilmente all'interruzione volontaria di gravidanza. Racconta un evento cardine della sua vita, qualcosa che le è successo a 24 anni e che l'ha segnata per sempre. Lei, dopo aver capito di essere incinta, si sente completamente incompresa dagli altri che le stanno attorno e cerca una soluzione, ma sente su di sé il peso di cercare un'alternativa. Scrive delle frasi memorabili nella sua letteratura e anche nella letteratura che racconta appunto questo tema. Dice: c'erano le altre ragazze coi loro ventri vuoti e c'ero io. Questa frase è potentissima, tantissime donne non hanno neanche voluto leggerla perché ne provavano un fastidio, ne venivano, come dire, non la sopportavano ed è una cosa che assolutamente rispetto, ma è un ruolo che lei dice di avere in quanto la sua scrittura per lei è sempre politica, il suo lavoro è sempre politico. Nell'evento lei ha una scrittura schietta. Qualcuno la definisce quasi asettica e racconta questa esperienza che ha avuto con un intento ben preciso, cioè non lasciare che la vergogna, la paura, il dolore, il senso di liberazione finali provati da lei e da tante altre donne siano poi dimenticati. Dice: la clandestinità in cui ho vissuto questa esperienza dell'aborto appartiene al passato e questo non mi sembra un motivo valido per lasciarla sepolta. Tanto più che il paradosso di una legge giusta è quasi sempre quello di obbligare a tacere le vittime di un tempo con la scusa che le cose sono cambiate. Ma fa ancora un passo oltre in questo libro, incredibile. Lei parla del desiderio di diventare madre, o meglio dell'assenza di quel desiderio e di come si può convivere col senso di colpa di quell'assenza, perché ci hanno sempre cresciute dicendoci che fin da piccole dovevamo avere quel desiderio, che se non l'avessimo avuto non saremmo state degne, insomma, di stare su questa terra. E qui la mia ossessione per lei diventa stranissima. È diventata quando l'ho letto la prima volta ed è ancora più strano oggi. Io non ho mai combattuto contro quel desiderio, ho sempre avuto il privilegio di non pormi questa domanda, devo dire la verità, ed è una gran fortuna, lo ammetto. Per un certo periodo della mia vita ho pensato di non desiderare di avere figli e poi un giorno ho semplicemente cambiato idea. Adesso mentre vi parlo, sono incinta, sono felice di esserlo. Eppure questa pagina che sto per leggervi, molto potente e che forse penso potrebbe avere su di me un effetto strano in questo momento della mia vita, rimane tra le più belle di tutta l'opera di Nier No e mi parla come poche altre pagine di letteratura hanno mai fatto. Scrive: sin dalle superiori mi destreggiavo piuttosto bene con i concetti. Non che mi sfuggisse il carattere artificioso di esami e tesine, ma ero comunque abbastanza fiera di quella mia abilità e interpretavo le fatiche universitarie come il prezzo da pagare per vivere tra i libri, come dicevano i miei genitori, e poter consacrare ad essi il mio avvenire. Ora il cielo delle idee mi era diventato inaccessibile. Mi ci trascinavo stancamente al di sotto, col mio corpo impantanato dalla nausea.
A volte speravo che in futuro, dopo essermi sbarazzata del mio problema, sarei diventata capace di riflettere. Altre volte era come se le conquiste intellettuali fossero in me una costruzione fittizia che era definitivamente crollata. In un certo senso, quell'assoluta incapacità di scrivere la tesi mi spaventava più della mia necessità di abortire. Era il segno indubitabile della mia invisibile decadenza. Nell'agenda scrivo: non scrivo più, non lavoro più, come uscirne? Avevo smesso di essere intellettuale. Non so se questo sentimento sia diffuso, provoca una sofferenza indicibile. Questa pagina, che si muove tra una scrittura precisa, netta, concetti durissimi, personali, indicibili per l'opinione dei più, soprattutto all'epoca, non parla soltanto di aborto o di maternità. Ed è questa la spiegazione che mi sono data per giustificare il mio attaccamento quasi morboso a queste parole, nonostante io non sia propriamente interessata, cioè nonostante la mia vita non sia propriamente proiettata su quell'argomento. Credo che sia che, al di là del tema, questa pagina abbia a che fare con la paura, col timore di non poter diventare chi si desidera essere e sentirsi terribilmente inadeguati nel mondo, o frenate da qualcosa di più grande di noi. Con questo lavoro di scavo che Near non fa, con quello che forse Hemingway definiva l'iceberg, la punta e quello che c'è sotto, quindi con questo continuo cercare, lei raggiunge la collettività e si spinge oltre. A lei non interessa che solo la sua comunità, che solo le persone che la pensano come lei le credano. Lei vuole arrivare anche a chi non vive quelle esperienze, vuole arrivare a delle emozioni universali. Non c'è davvero nessun altro, a mio parere, che in letteratura riesca a fare un lavoro così. Qualche anno dopo aver scritto di questa vicenda, Nierno diventa madre e in quel periodo pubblica un grandissimo libro che si intitola La donna gelata, che viene definito un capolavoro di onestà della sua opera. In questo libro racconta delle grandi disuguaglianze tra uomo e donna, soprattutto nell'ambiente domestico, e di come i doveri di madre siano pressanti per una donna che si ritrova a perdere un sé intellettuale in favore di una famiglia. Il marito scrive nel libro, lui diceva: "Hai capito? Io lavoro", indispettito perché il bambino piangeva. Anche qui non cade mai nel vittimismo. Ragiona, astrae, riflette su di sé, sulla condizione della donna, non ci dice mai di essere una povera donna vittima di un sistema, nonostante lei sia, come tante di noi lo sono state e tante lo sono più di, ad esempio, me che sto parlando adesso. Noi la capiamo anche qui di nuovo, non perché magari ci siamo ritrovate in quella cucina soffocante con un marito che chiede la cena e due bambini che piangono, magari a tante di noi non è successo, a me non è mai successo, ma la capiamo perché tanti di noi si sono sentiti soffocare, magari su un tram, magari su un autobus, magari in un'auto al lavoro. E quindi di nuovo ci avviciniamo a lei. Nell'incipit di questo libro scrive: "Donne fragili e vaporose, fate dalle mani dolci, aliti leggiadri della casa che in silenzio fanno nascere l'ordine e la bellezza, donne senza voce, sottomesse. Nel paesaggio della mia infanzia, per quanto mi sforzi, non riesco a vederne molte di donne così." E poi va avanti, qui taglio, non vi leggo tutto, perché quando parlo di lei mi perdo e ci sono ancora tantissime cose da dire e mi rendo conto di aver parlato tantissimo, però leggetelo, i libri sono fatti per essere letti, non perché ve li legga io. C'è ancora qualcosina che voglio dirvi. Mi è capitato, con una gran fortuna, l'anno scorso di vedere Nirno dal vivo durante una conferenza. E una delle cose che mi ha lasciato più stupita della sua presenza è che a ogni domanda su un suo libro specifico, che l'intervistatore le faceva ponendogliela all'io, cioè come se lei si identificasse con la protagonista, lei rispondeva in terza persona. A un certo punto spiega questa risposta e dice che per lei il distacco dai suoi personaggi è importantissimo. Diceva: "Sono estremamente convinta che quella sulla pagina, per quanto sia io, che quella dell'evento, della vergogna, degli anni, di tantissimi altri libri, non sia, smetta di essere io una volta che arriva qui, una volta che appunto che diventa letteratura." Io
trovo che questo modo di affrontare le storie, cioè di mettersi al centro per poi sottrarsi e guardarsi da lontano, richiede davvero un immenso coraggio, oltre che una mancanza di vergogna, che, appunto, di cui Annie Ernaux parla. E devo dire che la vergogna è proprio un termine cardine della scrittura del sé e del memoir. Il concetto personale che noi abbiamo di vergogna è fondamentale quando decidiamo di raccontare di noi stessi. Lei in vergogna, appunto, sempre nel suo incipit, vi racconto che cosa dice, leggendovi qualche frase qui e là. La storia racconta di una scena, parte da una scena che lei ha visto quando era bambina, cioè di suo padre, che fa violenza a sua madre. E da questa scena, intorno a questa scena, gira tutto il libro e da quello che dice lei gira un po' tutto quello che le accade nella vita, un po' tutto il filtro che lei ha sul mondo come se fossero degli occhiali da sole. Dice di questa scena: in me questa scena è sempre stata un'immagine priva di parole, eccetto quelle dette da alcuni amanti. Le frasi che ho usato per descriverla mi risultano estranee, quasi incongrue. È diventata una scena per gli altri. E andando più in profondità, parlando di quanto si vergogna di questa cosa qui, dice: l'aspetto peggiore della vergogna è che si crede di essere gli unici a provarla. E ancora, ho sempre avuto voglia di scrivere libri di cui poi mi fosse impossibile parlare, libri che rendessero insostenibile lo sguardo degli altri. Ma quale vergogna potrebbe arrecarmi la scrittura di un libro che sia all'altezza di quella che ho provato a 12 anni? In questo tanti critici hanno ritrovato il suo desiderio di dare fastidio, di sconvolgere gli animi, diciamo di essere un pochino, insomma, impertinente sopra le righe. La realtà, io quello che ci vedo, e quello che me la fa adorare, è un'immensa tenerezza, quella consapevolezza di aver visto qualcosa di così duro, di aver vissuto delle vicende tanto forti che non potrà mai più provare vergogna per niente, tantomeno per una storia che racconta. E questo è, ammettere questa cosa credo che sia di una tenerezza infinita, nell'accezione più bella che questo termine può avere. Si dice tanto vivere per raccontarla, è un termine che usiamo. E anche un altro slogan che utilizziamo, più che un termine, un'espressione, è che è il personale politico. Di queste due frasi possiamo dire che Annie Ernaux ne ha fatto decisamente un filone letterario. La sua, in conclusione, non è un'incapacità di tenere le cose dentro, non è il sacro fuoco della scrittura che brucia, è più che altro un desiderio di trasformare il suo vissuto, di dargli un senso e restituirlo agli altri, forse magari anche per migliorare le loro esperienze. E per fare questo, per lei è necessario scavare dentro se stessi alla ricerca delle più torbide verità. Magari vi sembrerà che tanti scrittori l'abbiano fatto, questa ammissione di torbide realtà. Uno fra tutti che mi viene in mente è Philip Roth, che io adoro. Però, Philip Roth Beck ha raccontato spesso delle sue ossessioni attraverso i suoi personaggi in una maniera magistrale, per carità. Però questi scrittori mi sembra che avessero sempre avuto una patina di glamour, come se ci fosse una sorta di vanto nel raccontare i propri fatti vergognosi. In Annie Ernaux non c'è nulla di tutto questo. Lei sinceramente racconta che chi è stata e cosa l'ha resa una scrittrice. E questo è indubbiamente una delle cose che la rende, diciamo, unica nella sua scrittura, nonostante ci siano tante scrittrici di memoir che hanno fatto questo, una fra tutte che mi viene in mente è Joan Didion. Vorrei parlarvi di tantissime altre cose, ma voglio concludere con quello che tutti sappiamo, e, insomma, però per ricordarlo, nel 2022, cioè l'anno scorso, all'età di 82 anni, finalmente Annie Ernaux vince il premio Nobel per la letteratura e mi piacerebbe leggervi la motivazione che dice: per il coraggio e l'acutezza clinica con cui scopre le radici, le emozioni e i vincoli collettivi della memoria personale. Nella sua scrittura, Ernaux, in modo coerente e da diverse angolazioni, esamina una vita segnata da forti disparità di genere, lingua e classe. Il suo percorso verso l'autoriorità è stato lungo e arduo. Quelle ultime parole che vengono usate, cioè il suo percorso verso l'autoriorità, è stato
lungo e arduo, sono quelle che mi hanno emozionato di più in assoluto quando ho letto questa motivazione, perché è vero, Annie Ernaux ha lottato più di tantissimi altri per essere un'autrice, non era una predestinata, non era una persona che nella sua vita si potesse dire che avrebbe fatto neanche il lavoro dell'insegnante, figuriamoci vincere un premio Nobel, quindi non è nata in un contesto sociale che l'ha aiutata, in una famiglia che dava per scontato che avrebbe fatto questo mestiere. E anche quando ha deciso di farlo, non ha certamente intrapreso la strada più facile, si è messa a raccontare le vicende di una donna in un'epoca terribile, in cui appunto non c'era neanche il diritto all'aborto, ma non c'era neanche il diritto a uscire di casa da sole. Durante un'intervista con Sally Rooney, quando parla di se stessa a 20 anni, dice: quando ero una giovane scrittrice come lei inteso Sally Rooney, non pensavo di essere una brava scrittrice, ero piena di dubbi e di domande. Questa cosa mi ha toccato profondamente, mi tocca profondamente perché è chiaro pensare che il proprio mito è pieno di dubbi e domande, insomma, è qualcosa che ti dà un po' di speranza. Ma c'è anche una sorta di meritocrazia che io vedo nella sua storia, la sensazione che i buoni possano vincere, che finalmente le cose vadano a chi lo merita. È una sensazione molto bella da provare, non solo perché dà speranza per se stessi, ma proprio per, insomma, una giustizia, una giustezza del mondo. Io credo che la vita di ciascuno di noi possa avere uno scopo, che ci scegliamo, che ci affibbiano, e lo scopo di Annie Ernaux è sicuramente quello di vivere per raccontare, che forse è magra consolazione, una consolazione che lei stessa però dice di aver provato. E mi piacerebbe salutarvi con l'incipit degli anni, che più di tutti è forse quello che riesce a spiegare molto meglio di come io ho fatto ora il perché io sia veramente ossessionata da lei. E così un giorno saremo nei ricordi dei figli, in mezzo ai nipoti e a persone che non sono ancora nate. Come il desiderio sessuale, la memoria non si ferma mai. Appaia ai morti, ai vivi, gli esseri reali, a quelli immaginari, il sogno, alla storia. Spero la leggerete. Se ci sono domande, dopo questo mio delirio di fogli, se no facciamo un rito e diamo fuoco a questi fogli. Così, e anche all'aula, quindi forse è una cosa che non faremo. Però se c'è qualche domanda io sono qui. Non abbiamo parlato di un sacco di cose perché parlo troppo, forse questo è il mio problema. Guardo se ci sono domande. Qualcuno saluta. Beh, l'educazione è tutto nella vita. Ciao Francesco. Ok, allora bene. Grazie per essere stata con me e leggete Nierno.